Ciao, siamo in estate, vi avevo parlato di protezione contro i vari parassiti esterni, vi voglio parlare della pasticca che si dà del periodo dei papataci, quindi dall'inizio delle zanzare che arrivano verso, dipende dalle città dove abitate, dove sia più o meno freddo, comunque in aprile fino alla fine di settembre, ottobre, dipende appunto dove abitate. E sono delle pasticche che praticamente evitano che la zanzara, il flebotomo che morde l'animale, possa inoculare, parliamo in maniera molto semplice per farvi capire, no? E quindi è come se arrivano, è una malattia cardiopolmonare, ma arrivano tutti i vermi nel cuore. E io ho avuto molto vicino un cane che conosco, che ha avuto appunto la filariosi, si vede un cane molto molto giù, molto molto debilitato, quindi appena vedete un cane in queste cose sicuramente andate a farlo vedere, però si vede. E naturalmente si va a fare a febbraio il test sul cane per vedere se ce l'ha, per esempio il test della leishmaniosi si fa a febbraio. E anche per la leishmaniosi, per la filariosi, per dargli la pasticca per contro questa, appunto, questa malattia cardiopolmonare che inocula questa zanzara, che è il papataccio, che morde dal tramonto all'alba. Quindi i cani che vengono tenuti fuori, mi raccomando, con le protezioni per evitare. Comunque è una pasticca, ci sono varie marche, Cardotec, Filarive, vabbè, tantissime cose che praticamente comunque svermino, quindi avete anche tutti i mesi il cane sverminato, perché prendendo questa pasticca serve per evitare che se questa zanzara dovesse mordere gli procura questa malattia molto fastidiosa, molto pericolosa se non è presa in tempo. Quindi andate dal vostro veterinario e vabbè, adesso ormai siamo già agosto, è un pezzo che ci sono già le zanzare, quindi attenti. Andate dal vostro veterinario appunto e parlatene di questa pasticca contro la per la filariosi, quindi per la protezione per la filariosi. Noi proprietari dobbiamo sempre sapere tutto e poi andiamo a chiedere al veterinario se magari non ce l'ha detto, perché molte persone che vengono al mio campo mi dicono pure ma che cos'è, neanche lo sanno, quindi significa che nessuno gliel'ha detto. Allora noi proprietari cerchiamo di sapere tutto il possibile e poi andiamo da chi di dovere, quindi dal veterinario, a informarci e a chiedere quale tipo di pasticche adatta al nostro cane, al peso del nostro cane, se è cucciolo, se è grande, comunque vi dirà lui quella che è meglio. Ok? Ciao!